una partita tanto complicata quanto importante. Beh, hai detto tu le parole giuste, una partita complicatissima perché la Bielorussia è reduce da un europeo molto ben giocato, si giocherà le qualificazioni olimpiche e quindi ha tutta, diciamo, la fama e la forza per cercare di darci molto fastidio. È chiaro che per noi ogni partita è un'esperienza, è un momento di crescita, pensiamo di poterci confrontare ad alto livello, dobbiamo dimostrarlo sul campo. Io penso che dopo aver visto questi giorni i ragazzi che sono arrivati quasi con un po' di anticipo rispetto alla settimana internazionale che normalmente è a disposizione, che il gruppo stia bene fisicamente e sta soprattutto bene mentalmente, abbiamo un ambiente ottimo, una risposta emotiva grande in questi giorni di allenamento, disponibilità totale. Abbiamo la convinzione dopo le partite con la Lettonia che possiamo giocarcele con tutte le grandi squadre e soprattutto che abbiamo dei mezzi per crescere ancora. Da un punto di vista proprio della preparazione, di come scenderemo in campo, che partita stiamo preparando e che avversario ci troveremo di fronte? Stiamo preparando una partita in cui noi come al solito pagheremo un po' di gap fisico perché la Bielorussia ha i giocatori, diciamo, centrali della difesa e i terzini principali che sono di grossa stazza. Noi abbiamo sempre bisogno di alzare il ritmo in queste partite, come abbiamo dimostrato anche qui con la Lettonia, ma anche fuori casa, e chiaramente abbiamo degli adeguamenti tattici per il loro miglior giocatore che è Kulesh, che è un giocatore che gioca a Kielce, che è straordinariamente forte, più di 100 kg e più di 2 metri di altezza, quindi abbiamo bisogno di essere compatti, forti, ma l'abbiamo dimostrato contro Kristupans, quindi possiamo dimostrarlo anche contro Kulesh. Lo sappiamo, è una partita importante, sicuramente una squadra molto forte, abbiamo già guardato un po' i video, l'abbiamo guardata soprattutto ai mondiali, una squadra come hai detto molto molto forte, con molti giocatori individualmente molto preparati, perciò sarà una partita molto dura, soprattutto in trasferta. Ce la metteremo tutta e poi vedremo. Noi ci stiamo preparando, abbiamo la fortuna di lavorare già in anticipo rispetto alle altre nazionali, questo sicuramente è un punto forte, dopo vedremo se riusciremo a prepararci, perché come detto la partita sarà dura, però con la nuova generazione, questo mix tra giovani e vecchi, stiamo lavorando bene, l'amalgama sta già dando i suoi buoni frutti, dopo vediamo, speriamo di essere ben preparati per il 10 marzo.